ancora fulmata nera nell'assemblea dei sindaci della Locride, convocata ieri pomeriggio a Siderno presso la sala del consiglio comunale. Come ha spiegato il presidente dell'assemblea, Giorgio Imperitura, la convocazione era diretta alla nomina del direttivo, dopo che nel luglio scorso i rappresentanti dei vari ristretti avevano designato la Rosa dei Prescelti. Imperitura ha spiegato ai pochi colleghi presenti che la data di ieri aveva inoltre lo scopo di presentarsi unite all'importante incontro di domani in Prefettura. Il giorno 19 infatti i sindaci del territorio discuteranno per l'ennesima volta in Prefettura del piano Locride dopo il non produttivo incontro romano col Vice Ministro Bubbico. Il presidente dell'Assemblea ha criticato come fu gestito quell'incontro con i sindaci che in solitaria avevano portato le singole istanze al ministro, anziché un progetto unitario esposto da un rappresentante e non da un coro di 36 voci. Avevo pensato di convocare l'Assemblea perché giustamente qualcuno in estate dice abbiamo altro da fare tra le feste e altre cose, mi non pare questa però anche per dare un segnale alla prefettura e a tutti gli altri di una unità di intenti perché quando siamo stati a, a Roma mi pare che su 38 presenti abbiano parlato 36 No, 38 no, qualcuno si è astenuto dal parlare e non si è data per la verità un segnale buono. Ora i documenti ognuno di voi ce l'ha su quella discussione. La base era quella che era stata inviata di in un progetto di sviluppo per la Locri e gli interventi. Ora ci troviamo ad andare a Reggio Calabria in ordine sparso. Un incontro, quello di ieri, che si è concluso col solito refrain, la mancanza del numero legale, la polemica sulla soppressione di un organismo, per alcuni come il sindaco di Bianco Aldo Canturi, che non ha senso, continua ad esistere. Stasera prendiamo atto del fallimento torico del Comitato dei sindaco.